immaginate di essere in una sede di una televisione e c'è il gruppo ristretto che assiste alla trasmissione, perché questo, di questo poi si tratta, perché Telepoma Marina, che ringraziamo, e Telemedico, che è presente qui con la persona di Pasquale Lazzaro, poi proietterà questi interventi a un pubblico molto più largo di quello presente. Tuttavia la qualità e la sinteticità delle presenze permetterà magari qualche dialogo successivamente. Dell'avvocato Nirta vi dico quel poco che so, che ho letto dal libro per il momento, perché poi dopo aver letto il libro ho capito qualcosa di più. È un avvocato, ha fatto l'avvocato, è stato magistrato onorario, ha fatto gli studi alla Federico II di Napoli, ha frequentato quegli ambienti che gli hanno permesso di maturare una certa esperienza con quello che riguarda gli ambienti ecclesiali o giuridici. Ma dopo aver letto il libro ho capito che l'avvocato Nirta, oltre che essere un avvocato, come tanti professionisti, ma non tantissimi, non sono paghi della loro professione, hanno bisogno di spaziare in altri ambiti culturali. Sono quelli che vanno molto lontano. Per esempio, prendiamo un De Crescenzo che da ingegnere elettronico diventa scrittore di cose che riguardano la Grecia e i filosofi greci, anche se lui si è inventato pure i filosofi suoi. Ma questa è una cosa che adesso esula dal nostro contesto, per cui non ne parliamo. L'avvocato Nirta, essendo un avvocato, non è uno scienziato, ma è più vicino al mondo umanistico che non a quello scientifico. Anche lui ha bisogno di esprimersi in altri ambiti culturali. E leggendo il suo libro, infatti la prima cosa che gli ho chiesto quando l'ho incontrato, ma lei ha avuto un'esperienza di prete? Perché io parto dal presupposto che lo scrittore, così come l'attore, è con il quale riesce a calarsi nei panni di altri e riesce a fare quello che gli altri farebbero. Cioè, se uno è un popolare e fa una parte da popolare in un film, non è che fa un grande salto di qualità o di cambiamento. Ma se uno fa l'avvocato e parla e dice le cose sentendo quello che sente un prete, vivendo le esperienze che questo prete ha vissuto, è uno scrittore. Un attore che riesce a calarsi nei panni di Nerone o nei panni di una persona che è lontana mille miglia dalla sua cultura, dalla sua famiglia, dalla sua società in cui si è formato, è un attore. Chi recita le cose che fa ogni giorno è meno attore, per me. Ora, l'avvocato Nirta si cala nei panni di questo prete, non del prete, di un prete, che non parla del prete in quanto tale, ma di un prete, di quei preti che in un certo senso vengono provocati dalla società in cui si vivono e fanno delle cose che un prete, secondo l'ortodossia cattolica, non dovrebbe fare. Naturalmente, qui, quando uno accenna a questo argomento un po' in giro, subito scattano dei nomi. Ah, questo qui era così. Ah, no, non è così semplice la cosa, perché di fare tutelare un fascio è molto semplice, ma non è corretto. Tant'è vero che nel libro si incontrano due personaggi preti, uno che ha rimorsi, uno che sente di sbagliare e non riesce a togliersi di dosso questa cappa, l'altro invece gli consiglia: ma guarda, visto che la Chiesa non ci permette di sposarci, tu aggiustati le cose, un modo non vai avanti. Questo personaggio non è di quelli, per cui alla fine, infatti, qui il libro si conclude con una frase perentoria: domani in confessione berrò fino alla feccia l'amaro calcio del rimorso e del pentimento. Naturalmente, se questa situazione esiste, perché non è un problema di questo prete, è un problema generale che è molto sentito nella società e soprattutto nel mondo clericale, è perché la Chiesa Cattolica ha scelto questa strada, gli altri cristiani non hanno scelto questa strada. Naturalmente le divagazioni avvengono perché le interpretazioni delle parole del Signore sono ben diverse. Infatti in una parte del libro si legge: ma Cristo non ha detto che chi volesse seguirlo avrebbe dovuto abbandonare mogli, figli e fratelli? Questa frase la Chiesa l'ha interpretata come se uno non dovesse sposarsi, invece può anche significare che chi fa questa missione non può stare a casa, deve girare, portare avanti la parola, il verbo del Signore, per cui non può seguire bene la famiglia, ma non vuol dire che non si debba sposare. Naturalmente la Chiesa interpreta così perché, diciamoci la verità,
la Chiesa Cattolica è stata sempre improntata da una morale sessofobica giudaico-cristiana, quella è una frase bella tonda tonda, per cui questo impedisce alla Chiesa Cattolica, questa sessofobia che è tipica giudaico-cristiana, gli impedisce di essere aperta a queste possibilità, cosa che non avviene per i protestanti, cosa che non avviene per gli altri. Magari i protestanti hanno altre limitazioni, se un prete è sposato può diventare protestante, ma se non è sposato, se è protestante non si può sposare, però quantomeno si possono sposare. In ogni caso, su questo argomento non dico altro perché sarà bello anche intervenire dopo, aver sentito la relazione della dottoressa Comandè. Della dottoressa Comandè non ho parlato prima perché voglio parlare ora. La dottoressa Comandè ha una capacità di relazionare su argomenti di questo tipo formidabili. L'abbiamo avuto modo di apprezzarla quando abbiamo presentato il suo libro l'altra volta, che è sempre in questo filone di indagine delle realtà della Calabria, perché di questo poi si tratta. Naturalmente il caso del prete non è solo della Calabria, ma certamente è ambientato in questa nostra terra, questo fatto, così come aver descritto brillantemente l'ambiente da cui è venuto fuori lo zio Vittorio Strati, che ha forgiato quest'uomo, chi era vicino a lui era di quell'ambiente, poteva coglierlo meglio e trasferirlo a noi, come lei brillantemente ha fatto. E penso che stasera non sarà da meno, perché i cromosomi non sono acqua, se uno è brava sempre. Prego. Buonasera, io mi trovo con piacere qui questa sera, ringrazio il professore Cotronei per questo invito. Mi trovo qui stasera con un doppio piacere, parlare del libro di Franco Mirta, Un prete. Perché è piacevole questo per me? Perché conosco l'autore, conosco le sue straordinarie capacità di narratore. Ho letto più volte questo libro, sia perché l'ho presentato più volte, sia perché effettivamente mi è piaciuto molto, mi ha intrigato tanto. Perché mi è piaciuto tanto? Perché, già guardate la copertina, un prete, non il prete in particolare, ma un prete, che può essere inteso in un'accezione singola, riferita a quella persona, e invece si presta ad essere interpretato in una accezione universale, ossia il prete, la figura del prete. Però c'è anche un'altra cosa, è girato di spalle, e chi leggerà il libro vedrà che questa figura di uomo è una figura problematica. Alla fine di tutto il percorso emergerà l'uomo, non il prete. Il prete perché si confronta con una dimensione ultraterrena, si confronta con Dio, essendo egli un prete. Ma il percorso che ha fatto, che lo ha portato da un momento di crisi della sua vita a revisionare la sua vita, interrogarsi sul suo operato, anche sui valori che lo hanno ispirato, fino ad arrivare poi a sentire di non aver agito per il bene della collettività, non solo, ma non essere riuscito a tirar fuori quello che egli aveva dentro, soprattutto questo, fa sì che lo si recepisca come uomo, perché è stato il percorso di un uomo. Il fatto che sia girato di spalle significa, a parer mio, che è difficile per gli uomini penetrare dentro se stessi. È molto più facile alla fine girare le spalle un po' alle responsabilità, ma anche alle indagini per capire se stessi, perché la filosofia ci insegna che è partendo da se stessi che poi ci si relaziona col mondo e si comprende il mondo.
prete si chiamava, si chiama Don Benigno. Sintetizzo brevemente la sua storia per rendere l'idea di chi sia e permettermi anche di dare qualche chiave di lettura, avendo io avuto modo di sviscerarlo in diverse letture. Era un uomo praticamente designato a fare il prete per ascendenze familiari, perché la sua famiglia aveva visto dei preti per qualche secolo, quindi era normale che anche glielo fosse. Ci arrivò senza interrogarsi mai, né mai alcuno gli chiese se quella fosse la strada che egli avrebbe scelto, non si pose il problema, divenne prete. Ma interpretò il ruolo come lo fa un burocrate che espleti le sue mansioni e le sue funzioni, no? La chiesa è, per lui era il luogo dove celebrare, ripetendo quotidianamente le formule che insomma non erano più occasioni di indagine ma delle mere formule. Per il resto lui non si curava di altro. Quello che egli chiamava il suo gregge non gli ispirava alcun sentimento, né di solidarietà, né di pietà, di nessuna cosa. È un uomo che ha attraversato il Novecento e quindi ha visto moltissime cose, eventi traumatici della nostra società. Ha visto l'emigrazione, quella dei primi del Novecento, che portò gran parte della gente in America o nelle Americhe, e poi quella del dopoguerra, che svuotò definitivamente quei paesi, non solo di braccia ma piano piano anche di teste. Sicché quest'uomo arriva a trovarsi alla fine della vita e interrogarsi su se stesso. Ma come arriva ad interrogarsi su se stesso e non invece in quel torpore nel quale era vissuto? Perché un accadimento sopraggiunse a un certo punto nella sua vita e per lui fu come un terremoto che lo scosse violentemente. E questo avvenimento fu l'amore che nacque con una donna, ma non l'amore come sentimento, l'amore fisico. Egli fu sedotto da questa donna e introdotto in un mondo che egli disconosceva, sul quale non si era mai interrogato e sul quale aveva come steso un velo, perché riteneva che la rinunzia, anche da questo punto di vista, fosse inerisse il suo ruolo, e insomma era pacifico che fosse così, non si era mai interrogato su questo. Quindi l'aspetto di uomo che potesse riguardare invece la relazione con un'altra donna era cosa che non lo aveva mai sfiorato. Quando la cosa lo riguardò, per lui chiaramente quello fu lo scombussolamento che diede la stura in lui a pensieri nuovi, non solo pensieri in relazione a una dimensione che egli disconosceva e che improvvisamente gli si pose davanti come necessaria, quasi ineluttabile per la sua sopravvivenza, scoprì finalmente di essere un uomo, ma lo pose di fronte a ciò che egli non era riuscito a fare, cioè il suo essere uomo non gli si rivelava solo sul piano fisico, ma anche su un piano dell'essere, un piano del porsi, del relazionarsi. Ecco perché parlo di uomo, di dimensione antropologica del personaggio e non solo di prete. E si diceva poc'anzi che forse la gente pensava che trattandosi di un tema religioso poteva essere meno interessante. Mi dispiace questo, perché
il tema religioso esiste, ma dietro il tema religioso ci sono tantissimi altri temi che veramente vale la pena di indagare, su cui vale la pena di soffermarsi. Egli si interroga sul suo operato, su come egli abbia girato le spalle senza mai essere attraversato da un dubbio di fronte ai drammi che quotidianamente gli si porgevano all'attenzione. In questo libro, che in fondo è un breve romanzo, si legge in un pomeriggio, ma è denso, denso di contenuti. Ci sono micro storie che sono come degli squarci nel mondo della coscienza. Oggi, anche per la sensibilità che l'educazione sociale ci ha inculcato, nessuno di noi girerebbe le spalle a determinate situazioni di bisogno. Allora, in un'epoca in cui il bisogno sembrava potesse rendere più sensibili, invece ha prodotto anche dei personaggi come Don Benigno, molto egoisti e molto chiusi nel soddisfare le loro necessità, che poi le sue necessità erano quelle della sua famiglia, in quanto egli, come dice l'autore in maniera molto ironica e molto simpatica, fa dire a Don Benigno: Dio mi ha preservato dal fastidio di avere una moglie, ma mi ha dato una famiglia numerosa. Perché? Perché la sorella, avendo sposato insomma una persona di là, aveva messo al mondo 4 figli. Quindi lui, che pensava, sposando la sorella, di liberarsi, si ritrovò invece con la sorella e il cognato e 4 figli, 4 nipoti da mantenere, di cui 3 femmine. E le femmine, quasi un secolo fa, nei nostri paesi erano un peso notevole, perché significavano dote, perché significavano insomma un impegno economico continuativo nel tempo. E Don Benigno sfruttava il suo essere prete nel senso di un contributo economico per poter creare la giusta dote alle nipoti e poterle accasare nel modo più adeguato possibile. Quindi, preso da questi pensieri, non si curava di altro, espletava le sue mansioni, quelle che egli riteneva essere le mansioni, e quindi non si era mai interrogato neanche sull'esistenza di Dio, neanche sul piano religioso, cioè il piano che lo vedeva coinvolto, neanche su quello. Era un dato scontato, non aveva mai sentito la necessità di un dialogo profondo con questa entità che in qualche modo, insomma, vuoi o non vuoi, noi tutti percepiamo in una certa misura sopra di noi. Non aveva mai sentito questo bisogno. Lo sente a 90 anni e passa, quando oramai è alla fine della vita e riavvolge il nastro, tornando a ritroso e vedendo tutto quanto non ha fatto, quanto ha omesso, quanto avrebbe dovuto e non ha potuto, o non ha voluto, o non ha capito, o poi non si è soffermato. E sente, a questo punto, per me questa è una cosa molto importante, perché è lì, è nel dolore, è nella constatazione del limite che c'è l'uomo. Non è nella convinzione del fare, ma è nella constatazione di un limite, e quindi il dubbio di aver fatto o non fatto, che c'è l'uomo. E là c'è il cammino che porta da qualche parte, o meglio, non porta ad una conclusione, ma sicuramente induce al pensiero. E questo è, non è il traguardo, è proprio il cammino, la fase importante. Quest'uomo si è incamminato, e non era scontato, perché secondo me il fatto che si tratti di un prete e non di una persona qualsiasi è un rafforzativo di questo che sto cercando di descrivere,
Ossia, per un prete è facile rivolgersi al Padre Eterno quando ritiene di avere sbagliato e chiedere perdono e essere assolto da una confessione, in seguito ad una confessione. Il che significa: mi scrollo del peso di quello che ho fatto e mi ritrovo puro, pronto a rifare un'altra volta la stessa cosa e poi ritrovare di nuovo la via per riemergere. Quest'uomo qui non fa questo. La pagina, le poche righe che ha letto il professore Cotronei, che io avrei voluto leggere e le leggo, non riguardano la richiesta di perdono. Infatti egli dice: ora sono in camera mia, solo, seduto davanti al mio altare a chiedere a suo figlio pietà di lei e di me. La lei è la donna di cui tra un po' vi parlerò. Domani in confessione berrò fino alla feccia l'amaro calice del rimorso e del pentimento. Quindi domani non chiederà perdono, ma rimarrà in quel rimorso e in quel pentimento. Perché? Perché non è scrollandosi che dimostra a se stesso di aver conquistato un passettino in più nel cammino del suo essere uomo, ma è soffermandosi in ciò che ha fatto e riflettere su quello, e lui non rinuncia a riflettere. Se si può essere più uomo di così, non lo so. Io penso che l'uomo è proprio questo: riuscire a capire, sentire un errore, un peso dentro di sé, ma continuare a percepire dentro di sé questo, perché è lì che è, non dico il riscatto, ma il cammino. La donna in questione, la lei, era questa ragazza benedetta che lo aveva sedotto, aprendogli questo mondo nuovo che lo aveva poi cambiato, perché strada facendo quest'uomo poi ha continuato a vivere i drammi della sua esistenza, infatti ha continuato a sbagliare, indirizzando per esempio il nipote, il figlio maschio della sorella, l'unico figlio maschio, volendolo indirizzare a fare anch'egli, a diventare anch'egli prete. Il ragazzo non era tagliato per quello, non solo perché gli voleva, come dire, assicurare il posto di lavoro, così intendeva l'essere prete. Non solo, ma il ragazzo si era pure innamorato, era innamorato di una ragazza, aveva intenzione di mettere su famiglia, voleva condurre una vita normale, non intendeva assolutamente sacrificare questo suo futuro. E allora, per andare di nascosto a trovare la ragazza, inforcava la bicicletta imboccando la strada che dal paese di collina lo avrebbe portato al paese di mare, alla marina, dove avrebbe incontrato lei, e doveva farlo di nascosto dallo zio prete, dal padre che concordava con lo zio prete, eccetera eccetera. In una di queste fughe d'amore il ragazzo cade dalla bicicletta, batte con la testa e muore. Naturalmente questo fu un altro episodio che indusse Don Benigno a sentirsi chiaramente responsabile in prima persona di quello che era accaduto e a interrogarsi sulla necessità di guardare in maniera libera se stessi, di potersi confrontare con se stessi e dire e pensare cosa si vuole realmente fare nella vita, piuttosto che essere predestinati, designati da altri a soddisfare altri bisogni di altri. Questo dolore fu il primo grande dolore e l'unico grande dolore della sua vita e lo segnò definitivamente. Quando nei suoi 90 anni egli solo, completamente solo, perché poi non riusciva più a deambulare, si trovava in questa casa dove riceveva quel che aveva dato, cioè indifferenza. Egli era stato
un uomo, un prete indifferente, e adesso aveva lasciato il suo gregge in solitudine, nel senso che non aveva mai apportato una parola di conforto, una vicinanza nelle necessità, e ora si trovava solo, mai alcuna visita, mai alcuno andava a trovarlo per portargli conforto e sostegno, sicché di tempo per riflettere ne aveva chiosa. E gli venivano in mente come una condanna tutte le cose che aveva fatto o non fatto, soprattutto. E ci sono degli episodi bellissimi, brevi ma bellissimi, significativi sotto diversi piani, così come significativo sotto diversi piani è il romanzo nel suo complesso. Ossia, due in particolare che sono emblematici: la storia di una donna, una ragazza, Maria, e di un giovane, Antonio, che si amano ma che non possono sposare perché per una questione di livelli sociali diversi lei non poteva sposare lui, in quanto il padre di lei ambiva a un impiegato, un proprietario terriero, poiché lui era un impiegato e la figlia non poteva scendere nella scala sociale. Il ragazzo andò in Argentina, incaricando però Don Benigno di tenere a bada la situazione, perché lui sarebbe tornato presto a sposarla e andar via. Però accadde che quando lui scrisse che stava tornando per sposarla, Don Benigno non comunicò questa cosa a lei, e intanto il padre di lei aveva ottenuto lo scopo di farla sposare con chi desiderava, che poi era un proprietario terriero attempato che nella sostanza aveva bisogno di una moglie serva in casa, e li sposò nonostante sapesse che il giovane stava tornando. Non ebbe, o meglio, non che non abbia avuto la forza, l'avrebbe trovata se fosse stato più interessato ai problemi degli altri. Da parroco, da uomo, aveva molti motivi per esserne interessato, e invece fu totalmente disinteressato. La cosa non lo riguardava semplicemente. Celebrò quel matrimonio, il ragazzo tornò e la trovò già sposata. Non gli rimase che tornare indietro. Ritornò dopo molti anni, lei intanto però covava l'odio nei suoi riguardi, non avendo mai saputo che lui era tornato. E quando lui la vide che ritornava dall'aver dato da mangiare alle bestie con i secchi e ridotta in uno stato di servitù, quando le si avvicinò lei lo apostrofò con parole di fuoco e gli disse di non avvicinarsi mai più, perché l'aveva abbandonata, perché non aveva dato forza e peso all'amore che lo aveva, che gli aveva uniti. Lui non volle accusare Don Benigno, si tenne tutto dentro, ma a Don Benigno lo disse, e a sua volta apostrofò con parole di fuoco Don Benigno, parole che scavarono dei solchi terribili in lui. Così come Don Benigno fu indifferente di fronte alla giovane madre stuprata da un mafioso, dal capo mafioso del paese, che avendo il bambino, il piccolino, che lei non aveva sufficiente latte per nutrire, si vide sto bambino morire. Lo fece appena in tempo a portarlo da Don Benigno per farlo battezzare, perché morisse in grazia di Dio. Il bambino qualche giorno dopo spirò, e lei, quando lo portò a battezzare, disse a Don Benigno le condizioni in cui versava, che lei non aveva soldi per le medicine, che i suoi l'avevano abbandonata, le avevano girato le spalle per non doversi scontrare col mafioso di cui avevano paura, perché non volevano essere apostrofati dalla società ben pensante del paese, quindi l'avevano allontanata, lasciandola totalmente.
totalmente sola a vivere in un tugurio abbandonato. Don Benigno fece finta di non sentire che questa donna versava in quelle gravissime difficoltà e pochi giorni dopo se la vide passare sotto la finestra di casa con la bara del figlioletto sulla testa, una bara che lei stessa aveva costruito con dei pezzi di legno. Queste cose gli tornarono tutte in mente nella sua veneranda età e gli tornarono non da prete ma da uomo, gli tornarono da uomo e straziarono la sua anima da uomo. Ecco perché egli non sentì di chiedere perdono al Signore, ma bevve fino in fondo quell'amaro calice che soltanto un uomo era in grado di bere. Scusate, bevo un po' di acqua. Quindi questo libro è un libro che, al di là del titolo che sembra indirizzare in una dimensione letteraria ben precisa, in realtà è un libro che apre diversi mondi, che apre diverse situazioni narrative che ineriscono più agli esseri umani, all'anima, al percorso umano, più che quello ecclesiastico e quello religioso. Questo libro poi ha un'altra particolarità che io trovo suggestiva e affascinante, e sono le descrizioni. Intanto è scritto benissimo, con un linguaggio colto, raffinato, e uno stile narrativo rapido, veloce, che si gusta e intriga e invita a continuare fino alla fine, cioè senza fermarsi, proprio uno ha necessità di finire. E poi c'è anche una vena ironica che è parte dell'uomo più che del narratore. Perché poco fa, insomma, mentre dialogavamo amabilmente, ognuno ha potuto assaggiare la discomica e simpatica del nostro caro amico, l'avvocato Lirta. Le descrizioni, dicevo, sono mirabili e non sono dei meri compiacimenti estetici, ma sono carichi e pregni di significati, sono come delle opere d'arte che si aprono e lasciano così come esterrefatti, dice: oddio, in una pagina è riuscito a descrivere un universo, un mondo. Io mi ero per la verità segnata delle cose che qualche pagina che volevo sottoporre alla vostra attenzione, delle pagine che ho trovato bellissime perché da un punto di vista umano e antropologico sono chiarificatrici di alcune situazioni che ci riguardano e hanno riguardato la nostra società, cioè noi tutti veniamo da quella società della condivisione, della rinuncia. Per esempio, una pagina nella quale si capisce subito che Don Benigno era in fondo aveva dentro delle qualità umane che prima o poi si spera si potessero rivelare, si sono rivelate, è la seguente. Si riferiva alle case disabitate del paese, quelle che erano state abbandonate da chi era emigrato lontano, ed egli dice: andavo a benedirle la settimana dopo la Pasqua e ne leggevo la vita che le animava, misera e rassegnata al volere di Dio. Poi si sono svuotate, ma io non riuscivo a passarci davanti senza fermarmi. Rivedevo i volti dal raro sorriso, il vestire misero, il vapore del sobbollire della pentola sul focolare, i piedi scalzi, il vociare dei bambini in eterno litigio, e porte e finestre erano bocche che raccontavano grame vite vissute.
Sono lontani ora, in Argentina, in Canada, negli Stati Uniti d'America. Alcuni mi scrivevano come se volessero scrivere a tutto il paese. Non dicevano nulla di sé, ma chiedevano di tutti. Era un modo di vivere ancora qui. Poi le lettere si facevano più rare e alla fine non ne arrivavano più. Era il segno che la nuova patria le aveva assorbiti. Tento di immaginarli lì, ma non ci riesco. Vivono dentro di me come erano allora, parte della mia vita, che come quella di ogni altro è fatta di ricordi, di incontri, di parole proferite e ricevute. Nessuna delle case che guardo e distingo da quassù mi è ignota e di almeno due generazioni dei suoi occupanti potrei narrare la vita. Era già, diciamo, un uomo che manifestava queste sue sensibilità, perché osservando quelle abitazioni egli riviveva nel ricordo ciò che era stato. Un altro passo bellissimo è quello relativo alla Madonna, la descrizione della Madonna, che nei nostri paesi aveva un che di umano, come se il rapporto con la Madonna, soprattutto da parte delle donne, fosse un rapporto tra pari. Perché? Perché c'era il dolore che le univa, univa le madri alla madre. E quel dolore lì rendeva la madre simile a loro e loro pronte ad accogliere quella madre che la cui presenza tra loro era già un conforto. Ed egli dice, solo la notte del giovedì santo i massari, i pastori e i loro figli scendevano dalla parte alta del paese dove erano arroccate le loro case, portando in piazza fascine di rami e tronchi d'alberi. Accendevano un gran fuoco e vi si sedevano attorno come i servi di Caifa nel cortile del Sinedrio quando Pietro rinnegò il maestro. In chiesa la madre, ammantata di nero, precedeva per le vie del paese il simulacro del figlio deposto su un gran lenzuolo di lino, e questa è la descrizione della processione. Sostenuto agli angoli da bambini vestiti di bianco raffiguranti gli angeli che ne avrebbero poi accompagnato l'ascesa al cielo. Gli uomini seguivano silenziosi a capo scoperto. Le donne, vestite di nero come per un lutto proprio, riversavano sul figlio il dolore della madre, con gli inni dialettali appresi dalle labbra delle loro madri. Quando la Madre Santa camminava, traduceva in dialetto il lamento di Jacopone da Todi e dello Stabat Mater. Era il momento più doloroso del secolare rapporto confidenziale tra le donne e la Vergine, tanto confidenziale che l'inno «Buonasera vi dico a voi Madonna» esprimeva il saluto tra persone che si conoscono. Ed è una descrizione questa che fa vedere quanto la immagine, la figura della Madonna non fosse l'immagine di un quadro o una statua, ma fosse presente una figura viva. E alla Madonna si rivolgevano le donne nella terribile alluvione del 51, un altro episodio che segnò profondamente Don Benigno, quando in quella alluvione una mattina fu chiamato, richiamato in chiesa da uno scampanio frenetico. Entrai di soppiatto dalla porta esterna della sacrestia e osservai quel che accadeva. La chiesa era piena di donne, alcune inginocchiate, altre sedute per terra, altre in piedi e tutte con lo sguardo in alto e le braccia tese verso la statua dell'addolorata. Sciolte le trecce, i lunghi capelli cadevano come rampicanti disordinati sui seni discendi, percossi e graffiati. Le unghie lasciavano sulle guance solchi sanguigni, alcune stavano immobili e le avresti dette senza vita,
se l'ansimare convulso non ne avesse tradito l'affanno. Altri avevano lo sguardo fisso nel vuoto, come chi abbia consumato nell'ansiosa attesa ogni sorta di energia. Altre rompevano un lungo silenzio con un grido improvviso di supplica disperata. Altre ancora sgranavano la corona del rosario, composte e mute. Stetti a guardarle, confuso e indeciso. Ero abituato a vederle alle funzioni, pregare e cantare gli inni come alunne sui banchi di scuola. Come vere citavano le formule rituali con l'automatismo apatico degli atti ripetuti ogni giorno. E io ne ero il disinteressato portavoce. Ora avrei dovuto dire qualcosa di diverso, confortarle, incoraggiarle, ma non ci riuscivo, perché non ero abituato a vedere nel mio simile il volto sofferente e consolante del Figlio di Dio. E poi, se anche avessi concepito un pensiero dato alla circostanza, non avrei saputo esprimerlo. Insomma, Don Benigno, come si può vedere, è stato un uomo indifferente, che però ha fatto il suo cammino. In questo libro, poi, e c'è una parte bellissima, consentitemi di leggervi queste altre poche righe perché ne vale veramente la pena. Quando egli pensa a se stesso dice: vedo la mia vita passata come chi guardi l'alveo di un torrente d'estate, largo tanto da poter contenere una gran massa d'acqua e percorso appena da un rigagnolo. Dio mi ha concesso una lunga vita e io l'ho sprecata. Secondo me questa frase condensa un po' l'essere uomini, cioè questo grande letto di fiume percorso appena da un rigagnolo. Chi di noi pensa che la propria acqua abbia nella vita colmato il letto del fiume? Penso che nessuno di noi, perché tutti poi siamo attraversati dai rimpianti di ciò che avremmo potuto fare. Più passano gli anni e più, invece di pensare al ritorno egoistico delle nostre azioni, pensiamo invece a quanto avremmo volentieri rinunciato pur di vedere invece un ritorno negli altri del nostro operare. Un altro aspetto bellissimo e del quale veramente sono grata all'autore è che le figure femminili di questo libro non sono quelle a cui la letteratura normale ci ha abituati, ossia figure passive, rassegnate al dominio del maschio e rassegnate anche ad una società che le vuole in una posizione subalterna ad esaudire i bisogni della famiglia. Sì, noi nella nostra società abbiamo quelle che Freud chiamava le donne oblative, e cioè quelle donne capaci di accogliere e dare senza aspettarsi nulla in cambio. E non è un male questo, perché sono quelle che riescono poi a portare, a dare, a sostenere la famiglia e tenere in conto i bisogni di chi invece deve ancora affrontare la vita. Quindi essere oblative non è un danno. Però in questo romanzo noi troviamo quelle donne che, accanto al donare senza aspettarsi nulla in cambio, ci sono donne che con le loro azioni sono riuscite a determinare dei cambiamenti. Per esempio, la madre del piccolo che le è morto e lei lo ha portato al cimitero non si è rassegnata a perdere il figlio. A un certo momento se n'è andata in piazza, ha attirato l'attenzione, si è avvicinata all'uomo che l'aveva stuprata, gli si è avvicinata e lo ha coltellato, evirandolo. Un'azione feroce, ovviamente, ma che fatta in un'epoca nella quale
le donne subivano senza reazione alcuna e soprattutto nella quale non avevano cognizione di poter determinare un cambiamento. Le donne di un secolo fa erano votate all'obbedienza, non potevano immaginare di poter avere quella forma di diritto. Ebbene, questa donna, seppur commettendo un'azione violenta, è riuscita invece a dimostrare l'iniquità di quanto aveva subito, l'ingiustizia, e dimostrare con questo lo strapotere dei maschi che a volte veniva usato, spesso veniva usato anche in maniera impropria e abusata. Anche Benedetta è una figura moderna, una donna di oggi, una donna che, sì, Benedetta si è fatto il medico, il prete, Benedetta ha usato la propria bellezza e la propria femminilità, però era una dimensione che le donne dell'epoca non conoscevano, la femminilità e la bellezza. Le donne si imbruttivano possibilmente. Perché? Perché dovevano essere a garanzia dell'uomo, che non avrebbero mai avuto altre possibilità e devianze, per così dire, nella vita. E quindi la donna non aveva mai avuto un confronto con se stessa e con la propria dimensione estetica. Benedetta sì, Benedetta era una donna cosciente di essere bella ed era una donna che aveva capito che la bellezza poteva essere un'addizione per una donna, non doveva essere una sottrazione. E lei si interrogava sul perché le donne, le mogli, ragazze giovanissime, una volta le sposate, queste ragazze diventassero talmente brutte da essere, insomma, quasi repellenti. E si chiedeva perché mai questo, perché la bellezza non dovesse continuare, perché la donna non dovesse compiacersi e compiacere il proprio uomo con la propria bellezza, perché non lo dovesse fare. Lei che compiacque il prete e non il proprio marito, perché il proprio marito l'aveva lasciata e se n'era andata in America, stando lì con un'altra donna, quindi lei si trovò giovane, bella, da sola, e quindi la sua bellezza, che per lei era una ricchezza, un'addizione, la usò come meglio credette. Però era particolarmente significativo che lei considerasse la bellezza un'addizione e non qualcosa di cui privarsi per altri, per lo scopo di, alla fine, di non vivere. Ci sono queste donne, e così come per esempio Maria, quando tornò il suo Antonio, lei riuscì a riversargli addosso tutto quello che, sì, ingiustamente aveva pensato, ma suo malgrado, perché lei non sapeva che quell'uomo invece era venuto a cercarla per portarla con sé. Quindi c'è un universo nuovo di donne a cui la nostra letteratura meridionale, tra virgolette, ci aveva abituati ad un'altra dimensione, non questa sicuramente. Io, insomma, penso di aver detto per sommi capi quello che c'era da dire. Naturalmente ognuno trae quello che la propria sensibilità gli fa trarre, ma vi assicuro che una cosa certa è che questo libro è veramente un pozzo di suggerimenti, di conoscenze, di emozioni, di sentimenti, che vale veramente la pena di perlustrare, di percorrere, per arricchirsi. Vi ringrazio. Adesso passo la parola all'autore, il quale sicuramente ci... Vogliamo magari pensare, vedere se ci sono degli interventi. Sì. Qualcuno vuole fare qualche considerazione? Non anticipato. Intanto che vi decidete. No, era la signora che si è sua cognata, Rina, vuole dire qualcosa. Lei ha preso la storia. Mi consente di dare il microfono perché stiamo registrando. Prego, non si sente. Non
sono abituata a parlare al braccio. Comunque, è una storia intrigante questa, mi ha colpito il fatto dell'aridità di questo uomo di fronte alla miseria umana, che non ha fatto il suo dovere, ma non ha fatto non come prete, non ha fatto come uomo. E poi questo riscatto finale di uomo che attraverso il rimorso, attraverso il dolore dato dal rimorso, cerca di riscattarsi agli occhi di se stesso, però, non agli occhi della collettività, o non chiede neanche perdono a Dio, quindi non è mai stato veramente un grande uomo. Questa figura così affascinante l'ha presa da qualche fatto vero o l'ha inventata? Beh, è chiaro che se uno scrittore vuole scrivere qualcosa che possa interessare, non può prescindere dalla realtà osservata, che però costituisce solamente lo spunto, altrimenti non è più letteratura ma è cronaca. Chiaro che dalla mia osservazione, dei miei ricordi, è scaturito questo personaggio che potrebbe somigliare a qualcuno che ho conosciuto, ma potrebbe anche non somigliare. Sulla figura di questo prete, non rara, anzi diffusa, io sfido qualcuno a dimostrarmi che ci sia un paese che non abbia conosciuto un prete del genere, e però è chiaro che da questo paradigma ho ricavato che cosa? La figura fantastica, cioè non riferita ad alcuno, ma che potrebbe essere riferita a tutti, di un prete così fatto. Cioè un prete che, se state a pensare, è consapevole dei propri doveri, perché in contraddittorio con l'altro prete difende il celibato ecclesiastico. Quello che è il complesso delle regole, almeno esteriori, che venivano imposte a un prete, lui lo osserva tutto e non si permette, non immagina nemmeno di poterle contraddire. Il fatto è che si limita a questo. Da questo egoismo, che poi è conseguenziale al fatto che lui abbia famiglia, seppure questa famiglia sia quella della sorella, quando uno è portato a misurare la realtà secondo il proprio portafoglio e secondo le proprie esigenze economiche, è difficile che possa avere considerazione dell'altro. E lui dice a un certo punto: per me il prossimo è stato come un occasionale compagno di viaggio, col quale si scambiano le parole, poi a un certo punto lui sceglie, a voi non interessa dove vada e cosa vada a fare. Anche le vicende, fascismo, guerra, elezioni, alluvione, vengono viste da lui in maniera asettica. Sono cose che lo riguardano perché lui vive in quell'epoca, ma non lo riguardano come fatto collettivo, cioè che possa anche interessarlo in qualche modo. Quindi, per rispondere alla vostra domanda, è un prete non sui generis, di una tipologia molto diffusa, ma non mi spinga a identificarlo con questo concreto. Però una cosa la devo dire: io avevo già mandato il manoscritto a Rubettino e avevo già firmato. Questo in prima luogo. Il 2 novembre vado a San Luca a
rendere visita alle tombe dei miei, e passo davanti a una lapide vecchia di marmo antico a cui non avevo mai fatto caso, e ci trovo figgiato l'arcipete Antonio Montari, che amò tanto i suoi e li illustrò economicamente. C'era un'amica vicino, ho detto: guarda un po', avessi saputo che questo prete era esistito davvero. Il libro presenta quella anche dei momenti estremamente didascalici. Per esempio, c'è scritto qui: non è vero che il tempo seppellisce le cose, si limita ad archiviarle fino a quando accade qualcosa che le richiama e le fa rivivere per darci una sofferenza antica e nuova. Che razza di prete sono stato? Ora posso rispondere che altro è fare il prete, altro è esserlo. Io non lo sono stato e non è stata tutta colpa mia. Sono stato destinato a qualcosa che forse non avrei fatto per mia libera scelta, ma devo convenire che non ho mai maturato una volontà diversa, mentre il nipote Severino l'ha maturata. E poi, tornando all'altro discorso che faceva prima, scrive qui: Dio mi ha concesso, continuando il discorso del fiume largo, mi ha concesso una lunga vita e io l'ho sprecata. Mi rivolgerà certo la domanda che ora la mia coscienza mi pone: che ne hai fatto di tuo fratello? La risposta di Caino a riassumere la mia vita: sono forse io il custode di mio fratello? Mutatis mutandis, mi era stato affidato un gregge e ho lasciato che le pecore pascolassero senza guida e che si smarrissero senza che mi sentissi obbligato a cercarle. Il prossimo è stato per me solo un occasionale compagno di viaggio che ti racconta i fatti suoi, lo ascolti più o meno distrattamente per non sembrare scortese, poi scende a una fermata, lui prosegue e a te non importa cosa ti ha detto e dove sia diretto. Come dicevo prima, quando si è portati a circoscrivere il proprio universo, identificandolo col proprio interesse, è chiaro che il prossimo non è che un occasionale compagno di viaggio, non può essere niente di più. Guardate, lui vive, per esempio, quando apprende del concordato lateranense, è un evento storico, e lui dice: lo Signore mi ha detto che con questi che comandano loro bisogna andare d'accordo, e la sua comprensione dell'evento storico finisce lì. Il fatto che ci sia composto un dissidio secolare e che il cattolicesimo fosse religione di Stato e tutto il resto non lo tocca minimamente. Lui dice: con questi che comandano ora bisogna andare d'accordo, e il che significa: se domani comanderanno altri, andremo d'accordo con questi. Non so, qui malignamente potrei dire che non è solamente un atteggiamento di Don Benigno e mi fermo qui. Poi anche l'alluvione, io ho descritto la notte di paura di Don Benigno di fronte all'imperversare degli elementi atmosferici, e ho voluto dire questo: quel chiudersi in una stanza, quel soffrire da solo la paura, e in fondo un isolarsi da tutto il suo gregge, che egli lascia soffrire per i fatti propri. Cioè, non è un elemento
che coinvolge una comunità dal suo punto di vista. È un elemento che riguarda lui stesso. Il fiume che porterà via campi e abbatterà pali della luce, lui lo riduce a tutto questo. Mi giunse il rumore del fiume maestoso e terribile. Si mette una coperta sulla testa come i bambini e tutta la reazione si riduce lì. Pensare che potesse esserci fuori gente che stava perdendo la casa, le proprietà, la vita, è cosa che non lo scompone. Una domanda la vorrei fare io. Sì. Nello scrivere questo romanzo e nel descrivere questo personaggio, avete pensato di più al suo essere prete, a rimarcare questo essere prete, oppure era più importante la dimensione umana nella scrittura di questo personaggio? Oddio, non è facile rispondere a questa domanda, anche perché i libri, una volta usciti, non appartengono più all'autore, appartengono a chi legge. Quindi ognuno può trarre su questo punto la considerazione che ritiene di voler fare. Però io sono stato attento a questo. Non ho distinto il prete dall'uomo. E il... perché secondo me ontologicamente non si può distinguere il prete dall'uomo, come non si può distinguere l'avvocato dall'uomo, il carabiniere dall'uomo. Siamo un'unica entità, con una differenza però, che l'egoismo del laico in qualche misura si giustifica, quello del prete no. Perché il prete è votato all'altruismo. E sono stato attento a questo, a individuare il percorso psicologico che porta il prete a un certo punto, non a rimediare perché non sarebbe tardi, ma a rendersi conto di aver contravvenuto alle leggi ecclesiastiche, alle leggi della nostra religione, ai 10 comandamenti, che poi si impongono a ognuno di noi, che si sia preti o no. Benissimo. Allora, e allora io ho alcune considerazioni, visto che non ci sono altre domande, alcune considerazioni. Io avrei tanto da dire e tanto da tacere, perché è stato detto brillantemente tanto dalla professoressa Comandè quanto dal professore Cotronelli. Vorrei dire solamente questo: non è stato facile scrivere un libro del genere. È stato, i colleghi mi capiscono, un delitto preterintenzionale. Cioè ero partito per fare un racconto e mi sono ritrovato con un racconto lungo, un romanzo breve fatto un po' poco. L'accento che vorrei mettere dal punto di vista antropologico è su queste circostanze. Primo, la descrizione del mondo dei pastori. È la nascita della classe media in un paese come San Luca e come tanti del retroterra, perché i pastori sono quelli che si giovano del lavoro familiare, tengono sotto la disciplina del pater familias tutti i subordinati, lavorano in proprio e soprattutto
non hanno quelle esigenze sociali che le portano a spendere. Quindi rispetto al latifondista che vive di rendita e rispetto al proletario che vive di lavoro subordinato, sono quelli che hanno maggiore liquidità, capacità di spendere. Non spendono perché sono i risparmiatori per eccellenza e il loro microcosmo è tutto nella parentela. Sposano le prime cugine per tenere unito il patrimonio e da qui, come ha detto Spermelli, verrà fuori un familismo inteso poi piano piano in un altro senso. E ci siamo capiti. La seconda considerazione è quella che la professoressa Comandè ha già evidenziato, quella della donna. Io ho descritto tre figure di donne: Benedetta, Maria e Giugiù. Benedetta usa della sua bellezza ed è, in un mondo come quello, la prima figura di donna imprenditrice, perché a un certo punto mette su un commercio, usa gli uomini e dirà: Don Benigno, io sono schiava della mia passionalità, ma senza coinvolgimenti sentimentali. La seconda è Maria, che subisce il fatto di importanza sociale che l'artigiano in quella società non era ancora considerato come esponente della classe media. L'impiegato, l'uomo di penna, si sentiva altro dall'artigiano. E lei subisce questo, che era un dogma, cioè che la donna dovesse essere subordinata alle esigenze dell'uomo. Invece Giulia è la donna che reagisce, e non reagisce solamente al fatto di essere stata stuprata, ma reagisce di fronte a una prepotenza mafiosa che allora quasi quasi è ritenuta legittima, e lo colpisce proprio in quello che è stato lo strumento della violenza da lei subita. È emblematico che poi dica: dite ai carabinieri che l'aspetta a casa. E qualcuno ricorderà l'accusa di gente da Spromonte. Antonello dice: finalmente la giustizia ora le potrò raccontare il fatto mio. Questa contrapposizione fra la reazione alla violenza mafiosa e il richiamo alla legge è un fatto che in una donna di quel tempo è indicativo. Altro aspetto su cui vorrei richiamare la vostra attenzione è la consuetudine che c'era allora di guardare al proprietario terriero come se fosse un'entità superiore. In effetti io mi sono sforzato di descriverlo nella sua essenza, cioè un parassita, uno che vive all'ombra del cognato parroco, il quale lo disprezza proprio perché ne vede l'inconsistenza mentale e l'inconsistenza sociale. Tuttavia è schiavo anche lui, Don Benigno, di queste
di questi dogmi di natura sociale, perché a un certo punto dice: mia nipote non può sposare uno qualsiasi, con il vivai che c'è, i segretari comunali, anche i carabinieri, purché si tratti almeno di vicebrigadiere. Per lei ci sarebbe stato un prato libero, almeno vicebrigadiere. E questo spiega anche a un certo punto come lui si trovi sostanzialmente d'accordo col padre di Maria, perché il padre di Maria in fondo cosa vuole per sua figlia? Esattamente quello che Don Benigno vuole per le sue nipote. Quindi io ho cercato anche di dare una certa coerenza ai personaggi. Detto questo, credo di aver detto tutto quello che ritengo di dover dire per chiarirvi, per darvi magari delle indicazioni per chi non conosce un ambiente come quello nel quale Don Benigno è nato, ha operato e sono nato io. Una cosa ancora, io non ho inteso mettere in discussione né principi della Chiesa Cattolica né prendere posizione per Don Benigno o per Don Alfio. Ho solamente messo a confronto due modi di pensare che mi pare siano attuali. Cioè, c'è il prete che nella tonaca ci sta un po' stretto e c'è il prete invece che si trova almeno formalmente a suo agio. Non ho preso posizione, però consentitemi di vedere in Don Benigno la serietà che in Don Alfio manca. Sì. E circa poi il fatto dell'essere uomo o essere prete nel momento in cui ci si pone di fronte a Dio, beh, diciamo la verità a noi stessi, quello è un momento in cui certe distinzioni non le potremo più fare, perché l'esame di coscienza che fa Don Benigno a 90 anni, noi potremmo, desideriamo farlo a 95 e magari anche oltre, però non facciamo altro che rimandarlo, prima o poi lo dovremo fare. Quale qualcosa che le richiama le fa rivivere. Lo dovremmo fare e Don Benigno lo fa, perché in fondo il romanzo comincia dove dovrebbe finire, se ci fate caso. Don Benigno è lì sulla sua terrazza che guarda questo mondo che ormai lo ha isolato, lo ignora, ricambiando così la propria indifferenza. Però la sofferenza del prete, la sofferenza dell'uomo è unica, e quando lui scopre che a un certo punto della vicenda lui dice: per me Cristo non era un sentimento vissuto ma una nozione appresa, quando comincia a fare l'esame di coscienza, questo voluto rendere io, si accorge che non è, che Cristo non si può ridurre a una nozione appresa, e questo è il momento in cui il rimorso per ciò che ha fatto e per ciò che non ha fatto soprattutto prende il sopravvento. Questo ho voluto dire, se poi ci sia riuscito o no lo stabilirà. A questo punto della serata sento il dovere, a nome mio personale e a nome di tutti, di ringraziare l'avvocato Nitta per le profonde riflessioni che ha determinato in noi.
e alla dottoressa Comandè per la profonda relazione e anche per le profonde sottolineature sottese. Grazie e a tutti voi, se volete l'appuntamento per domenica prossima, avremo qui ospiti da Brindisi, dal Napoletano, dalla Calabria, dalla Sicilia per la 25ª edizione del Premio Internazionale di Poesia Città di Papa Maria. Che dedicheremo al professor Filippo Violi e al professor Domenico Fiorenza, due grandi perdite, due grandi intellettuali che ho avuto a fianco, che mi hanno aiutato e che sono stati utili anche alla cittadinanza. Il professore Fiorenza non ha scritto 20 libri come il professore Violi, però è uno di quelli che insieme a me e Antonella Casile abbiamo scritto l'unico libro su Papa Marina, scrivendo tutto quello che si sa, e anche altre pubblicazioni abbiamo fatto insieme, quindi meritano di essere ricordati. Grazie a voi tutti e arrivederci.